L'industria della ceramica, in particolare quella delle piastrelle di ceramica italiane, è un comparto sempre molto attento al mercato e alle sue evoluzioni. Ricordo semplicemente ad esempio che è stato il primo settore che ha prodotto anche l'EPD, cioè la dichiarazione ambientale di prodotto a livello settoriale. Ecco, quindi questo per dire che nel corso degli anni questo settore attento alle innovazioni e a quello che succede non poteva non essere colpito dall'evoluzione che la digitalizzazione stava compiendo nel mondo dell'edilizia, e quindi questa attenzione ha fatto sì che l'associazione di categoria abbia iniziato a interrogarsi su come proporre appunto alle aziende associate l'approccio al nuovo mondo digitale dell'edilizia. E il modo migliore che è stato trovato appunto è stato intraprendere questo percorso nella creazione appunto di un disciplinare che definisse come strutturare il contenuto informativo legato ai prodotti piastrella di ceramica e prodotti in laterizio, ed è stato il risultato appunto di 2 anni di lavoro che ha portato però alla definizione di un template open e standardizzato che adesso deve diventare norma di prodotto. È stato preso proprio come esempio a livello UNI per normare anche tutti gli altri materiali da costruzione, quindi questo mi sembra un ottimo risultato. Qual è secondo lei per un'azienda del settore edilizio il valore aggiunto di dotarsi di un oggetto BIM? Allora, è un concetto che le aziende stanno iniziando a elaborare e a capire piano piano. Sembra all'inizio un lavoro aggiuntivo anche molto, molto impegnativo per l'azienda, però stanno iniziando a capire che se l'evoluzione è quella dell'edilizia digitale, l'oggetto BIM diventa il loro biglietto da visita in questo nuovo mercato, perché non si presenteranno più veramente con il loro prodotto, diciamo, materiale, ma dovranno appunto attraverso questo oggetto digitale presentare tutte le caratteristiche e il valore aggiunto che il loro prodotto ha in termini di prestazioni ma anche di sostenibilità ambientale. Sono tutte queste le informazioni che l'azienda deve imparare a comunicare attraverso l'oggetto BIM che propone sul mercato.